avete sentito tagli molto diversi. Ognuno di noi ha avuto sensazioni diverse da questo avvenimento. Non abbiamo parlato assolutamente di questioni economiche perché fosse minimale, forse qua c'entravano relativamente. Questo giro ha costato molto. Calcolate che ogni arrivo di tappa come premi eccetera eccetera costava più di 100.000 euro, per cui noi dovevamo stare molto attenti perché insomma anche il protrarsi della manifestazione aveva dei costi proporzionati alla lunghezza, alle tappe eccetera. Questo giro è vissuto soltanto di sponsor economici, da Acque Minerali, l'Italia forse la più importante, Skoda automobilistico altrettanto importante eccetera. In Trentino Marketing ha l'obbligo, ha la funzione, il fine di promuovere l'immagine del Trentino. Trentino Marketing ha contribuito con 40.000 euro. Io non dico sono tanti, sono pochi, sono stati utilissimi, questi 40.000 euro. Per fare una proporzione, quando arrivano squadre come l'Inter, la Juventus nelle nostre vallate, questo importo è 20 volte tanto, si parte dagli 800.000 euro di contributo. Fermiamoci qua, ma 40.000 euro sono già rientrati nelle casse della provincia, se noi volessimo fare un calcolo economico, perché 600 stanze occupate, facendo la piccola 100 a 100 euro a stanza, ma sappiamo che poi si mangia, si beve, si esce eccetera eccetera, si organizzano momenti più o meno ufficiali di gala o non di gala, rientrano o vengono lasciati almeno 60.000 euro di spesa tranquilla. Su 60.000 euro sappiamo che un'azienda, minima azienda, paga 50 e più di imposte, che in Trentino restano qua, per cui già più di 30.000 euro rimangono qua come imposte, per cui abbiamo fatto immagine a costo gratuito. Rai 2 Sport, che ha filmato il tutto, ha fatto vedere le immagini del Trentino, delle vette del Trentino, oltre che di Rovereto, Pian delle Fugazze eccetera, e di Brentonico, in tutta Europa si è vista e si è seguita questa gara, perché abbiamo sponsorizzato, venduto immagine a costo zero, per cui chi ha voluto anche fissarsi su, io dico minimalmente, sulla problematica economica, anche lì ha toppato, perché è stata per il Trentino un dare a avere in termini di ritorno sproporzionato rispetto a tante altre manifestazioni che in termini di dare si sapeva sicuramente quanto costavano, ma in termini di rientro molto dubbio, molto, molto aleatorio. Vi ringraziamo per la pazienza, che è stata lunga. Mi hanno segnato in redazione, in realtà non l'ho ricevuto direttamente, ho chiesto di essere inserita nell'elenco. Ho saputo che è stato mandato un invito per la conferenza stampa accennando ad una possibile querela inizialmente per il PD e successivamente invece è stata usata la parola denuncia in quello successivo almeno. E volevo sapere a questo proposito se avete delle precisazioni da fare su quello che potrebbe essere poi la linea nei confronti del PD di Rovereto. Il segretario Bisoffi ha parlato di incitazione alla violenza. Un articolo che è uscito giorni scorsi parlava di chiamata alle armi. Non è un termine usuale e non so neanche se è corretto usare un termine del genere per manifestare la propria contrarietà e chiamare altri a partecipare a queste manifestazioni. Ma poiché hanno dato questi, diciamo, questi risvolti, che sicuramente sono risvolti da la polizia stessa, ha preso qualcuno, ha rinchiuso, ha identificato qualche responsabile, noi sicuramente abbiamo avuto dei danni come immagini, danni che ha avuto il Giro della Padania, danni che ha avuto la Lega come sua, diciamo, l'organizzazione della festa, perché quando sono arrivati hanno iniziato a tirare un po' di tutto, ma ricordo che hanno tirato bottiglie fumogene anche, l'abbiamo lasciata via, perché se volessimo mettere tutto sul piatto era molto di più di come l'abbiamo noi oggi venduta la questione. Anche la Lega, chiaramente sono scappati tutti dalla festa della Lega, perché non si poteva stare lì a subirsi a 6 ore addirittura all'itame, che non fa piacere. Scusa, credo che le forze dell'ordine sono stati i nostri compagni, gli abbiamo regalato tutti i pasti, le bevande, l'assistenza, quindi addirittura il mancato guadagno è una cosa. Comunque ci sono dei danni reali all'immagine, danni economici, ma soprattutto un procurato allarme, e la città ha vissuto, noi crediamo, momenti non felici.
C'è tutto questo, diciamo, negli articoli che dopo devi vedere la rispondenza delle dichiarazioni un po' al confezionamento giornalistico, può ravvisare delle responsabilità, noi siamo intenzionati adesso a non essere più tolleranti come siamo sempre stati finora, che non abbiamo mai rincorso nessuno, abbiamo sempre detto ognuno faccia ciò che crede, sarà la gente che valuta, che pesa e che può dare un proprio giudizio. Oggi io credo dovremmo dare anche un segnalino, per cui non lo annunciamo con la certezza, non vi diamo come dato assodato, ma il fatto che noi valutiamo se vi sono responsabilità oggettive, per cui far partire anche qualche denuncia, questo è vero. Poi mi permetto di dire che lei stesso, il tempo addietro, aveva detto che avrebbe perseguito coloro che fanno passare una cattiva immagine del Trentino. Allora voi immaginate a livello internazionale vedere la campana dei caduti, la città della pace, vicino a 100 scannanati organizzati in modo assolutamente violento, dove all'interno sappiamo chi c'è, sappiamo tutti chi c'è, eppure dalla stampa ne esce che loro hanno protestato cantando Bella Ciao, che non è vero, perché chi cantava Bella Ciao era un gruppo regolarmente schierato lungo la linea che hanno cantato e non hanno fatto assolutamente nulla, e quelli benissimo, ci stanno tutti, ma quelli, i violenti, erano organizzati in un certo modo, e teniamo presente che il danno d'immagine lo ha avuto il Trentino e Rovereto a prescindere, e comunque, e risottolineo la coerenza e la correttezza del sindaco del PD di Brentonico, che invece è salito sul palco a premiare gli atleti. Da avversario politico gli va a livello personale la mia stima per la capacità di rappresentare istituzionalmente il suo comune. Chi è che mi dice qualcosa?